Preparativi in corso e presentazione già avvenuta per quanto riguarda la 14ª Biennale di Architettura che si terrà da giugno a novembre nei giardini della Biennale all'Arsenale, naturalmente a Venezia. Fundamental è il titolo dell'edizione 2014 che sarà affiancata da 65 padiglioni nazionali negli storici padiglioni ai giardini, all'Arsenale e nel centro storico di Venezia. 11 i paesi presenti per la prima volta sono Azerbaigian, Costa d'Avorio, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi, Indonesia, Kenya, Marocco, Mozambico, Nuova Zelanda ed anche Turchia. Poco più di 200 appartamenti sul mare sono il cuore di un progetto fortemente iconico realizzato in Danimarca. Si chiama Iceberg e il nome del progetto non è casuale perché dalla collaborazione di Julian De Smet Architects, Cebra, Serk e Louise Piard nasce questo complesso che sorge ad Aarhus in Danimarca. Il progetto rientra nel piano di riqualificazione dell'area del vecchio terminal portuale della città che costituisce un nuovo polo sociale e culturale nel rispetto delle tradizioni locali, come richiesto dal concorso che era stato bandito nel 2008. Un'altra opera di Zaha Hadid per una metropoli orientale. Del resto l'alleanza tra architetti e capitali o comunque paesi medio orientali è nota ed è dovuta soprattutto ad un fatto. Là si costruisce ancora tanto e là ci sono ancora tante risorse destinate a progetti che quando sono in mano a grandi architetti richiedono grandi quantità di denaro. Si tratta del Dongdaeum Park and Design Plaza di Seoul. Sono passati 7 anni dalla stesura del primo progetto per l'area, disegnato dall'archistar anglo-irachena che ha voluto caratterizzare il luogo attraverso le recenti e innovative tendenze del design, istituendo quello che dovrebbe diventare un polo dedicato a progettisti e designer. Veniamo all'Italia. Nel primo bimestre del 2014 il CRESME ha rivelato rispetto allo stesso periodo del 2013 un aumento del numero dei bandi e dei valori messi in gara per gli appalti. Finalmente abbiamo anche una buona notizia che riguarda il mercato italiano. I bandi sono stati 2.322, un più 0,8%, con un valore di 2.748 miliardi, più 2,3%. La classifica delle regioni vede al primo posto il Piemonte, seguito da Lombardia, Veneto, Sicilia e Campania.